Cambiamo argomento: dall'unità nazionale all'Europa dei popoli, il titolo del convegno organizzato al Palazzo Ducale di Genova dall'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, per ricordare, oltre al 150° anniversario dell'unità nazionale, anche l'anno europeo del volontariato. Il servizio di Riccardo Tivegna. Una nuova legge in Italia che tenga conto delle mutate esigenze, un manifesto del volontario per l'Europa per chiedere al Parlamento di Strasburgo di farsi carico dei bisogni finanziari e di promozione per riconoscerne il valore formativo, per conferirgli un ruolo consultivo quando si tratta di politiche sociali, sanitarie, culturali e ambientali. Gli esperti di cooperazione internazionale, di volontariato, ospiti di Palazzo Ducale parlano del vecchio continente e della sua crisi. Economico-finanziaria, certo, ma anche crisi demografica, con la popolazione sempre più anziana e dunque bisognosa di cure. Crisi politica dopo decenni di deregulation che hanno portato a un esasperato individualismo, al rifiuto dello Stato nazionale e della politica come fonti di leadership. Sopravviverà l'Europa intesa come modello sociale, insieme di valori? La domanda se la sono posta agli oratori e nel giorno che vede forse migliori di indignati sfilare in diverse città del mondo non sono mancati gli accenni critici alla finanza internazionale, ma dal convegno dell'AMPAS più che terapie d'urto, rivisitazione di modelli economici, propositi redistributivi tra scaglioni di reddito o generazionali, è emersa un'altra esigenza, quella di indicare il volontariato come risorsa del vecchio continente, fonte di speranza negli altri, in anni altrimenti bui, con la depressione che ormai non è solo economica, ma si è spinta a farci dubitare anche delle nostre istituzioni.